mi ricordo manco come si fa. Buonasera signore e signori, sono Esce88, incappucciato, differente da come ci eravamo lasciati. Sono passati un sacco di anni e come mai mi faccio vivo soltanto adesso? Beh, in realtà qualche giorno fa avevo registrato un po' un video, diciamo una base di idea da poter ricaricare sul tubo, solo che a un certo punto ho detto lasciamo perdere, tanto non mi piace e via. In realtà poi stamattina non sapevo che cosa fare, ho detto quasi quasi ti butto giù un nuovo video, un video così un po' alla scazza da caricare sul canale, visto che comunque sia adesso ho un pochino più di tempo per tra virgolette pensare, creare e spaziare un attimino con il cervello. Ovviamente mi vedete in questa versione un po' sit, perché c'è la televisione che mi fa luce, dietro ho chiuso la finestra, ritaglierò un po' il video, ma lo voglio lasciare un po' così a scazzo, perché appunto non sapevo che fare, non ho voglia nemmeno di editare, di stare lì a meticolosamente aggiustare il video, anche perché uno, non lo sono mai stato, e due, penso che sia meglio parlare più scialla possibile, per parlarvi un po' di che fino a fatto un po' ai 78 in questi tempi. Beh, in realtà non ho mai avuto grandissimo tempo dopo la fine della scuola per continuare a creare video. Fino a qualche anno fa avevo iniziato un nuovo progetto che si chiamava Only One More, che appunto parlava di scarpe, che però ho dovuto abbandonare per lavoro, nel senso perché il mio lavoro mi impediva di parlare della mia più grande passione, o almeno che ho scoperto di avere la passione delle scarpe, mi impedivano di parlare in un certo modo di quelle scarpe, tant'è che a un certo punto ho dovuto appunto lasciare tutto, smettere di fare qualsiasi cosa e dedicarmi soltanto al lavoro. Adesso dopo 3 anni e mezzo quel lavoro non c'è più, perché non c'è più, sono diciamo andato via da quell'ambiente, e adesso sì, un altro lavoro, ma che ha praticamente la metà delle ore, mi occupa meno la giornata, e non sapendo che fare ho detto quasi quasi mi ritiro fuori il canale YouTube, parto un po' con quei pochi che ci sono della mia passione, più che altro che sono le scarpe, perché nei vari anni così ho iniziato una vera e propria collezione di Jordan e Nike, e allora ho detto quasi quasi, visto che comunque sia su YouTube ci sono un sacco di canali che fanno vedere sempre le solite cose, Fortnite, COD, FIFA, blog così un po' alla scazzo, ho detto allora voglio anch'io avere un blog alla scazzo, parlare un po' alla scazzo, evitare di editare video assurdi con grafiche, io lo ritaglierò e basta, infatti per ora non ho nemmeno uno sfondo, ma magari ci penso su quello. Ho detto quasi quasi dai prossimi video, se a qualcuno piace, ma se a qualcuno non piace io lo faccio lo stesso, vi parlerò un po' della mia collezione di scarpe, visto che comunque sia una grandissima collezione, e credo forse, non so, ma in Toscana di essere uno dei pochi ad avercela, e allora ho detto ma perché no non parlare un po' di scarpe, di quello che ho. E dai prossimi video non so nemmeno come farli, penso prenderò una scarpa, ve la faccio vedere da così, proprio molto scialla. Voglio creare, voglio riportare un po' di video nel canale, anche perché non so appunto tante volte che cosa fare durante la giornata, e quindi penso di ritornare in vita. Ovviamente devo riprendere un po' tutto, nel senso tempistiche, non so, credo anche magari aggiungerci un vero e proprio sfondo, anche perché per ora non ce l'ho, riprendere la pagina Facebook, iniziare un po' quella che è l'iter dello youtuber. Io ero uno youtuber tanti anni fa, quando YouTube in realtà era un posto bello, adesso non lo è più, o almeno non bellissimo, e quindi nulla. Ovviamente registro con il computer, non ho, cioè ho anche l'iPhone eccetera eccetera, ma non ho voglia nemmeno di stare lì a aggeggiarmi i termini bellissimi, e quindi nulla. Se vi fa piacere continuate a vedere i video, il prossimo non so quando arriverà, forse domani addirittura, in cui inizierò un po' a parlarvi della mia collezione, delle mie scarpe, ovviamente sempre con questo fare rapper molto io che adesso va, e nulla, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!